Una sera ci siamo messi in testa che dovevamo replicare un video con molte visualizzazioni. Quindi facendo una ricerca è uscito questo. Dei video sugli stadi abbandonati. Il primo video che compare ovviamente è il nostro. Lo stadio Flaminio ha fatto 63.000 visualizzazioni. È ora di prendere i bagagli e partire. Lo facciamo sta c***a? Eh? Andiamo. Ci andiamo. L'aereo. Secondo me può spaccare come quell'altro. Anche di più. Let's go. Prima in Italia. Così abbiamo preso i bagagli e le cose essenziali che ci servivano. E ci siamo diretti verso l'aeroporto. Secondo te questo video sarà meglio o peggio? Sarà meglio, sarà il top. Perché noi siamo prima in Italia, non copiateci. Così abbiamo preso il primo volo, che ci portasse ovviamente a Cagliari. E appena siamo arrivati, siamo atterrati, non abbiamo perso tempo e abbiamo noleggiato un'auto. Ci siamo diretti verso il centro di Cagliari e fu così che trovammo lo stadio Sant'Elia. Uno stadio abbandonato, proprio come Flaminio a Roma. Hello guys, come state? Spero tutto bene. Prima che questo video cominci, come sempre, vi volevo chiedere se vi siete già iscritti al canale. Mi raccomando, attivate la campanellina perché è fondamentale. Così ogni volta che esce un video vi arriva la notifica. Ma soprattutto dov'è che ci devono andare a seguire? Soliti due tag, 1 e 2, Instagram. Ragazzi, è fondamentale anche Instagram. Venite a seguirci perché lì vi aggiorniamo sempre su tutto. Infatti molti di voi già sapevano che oggi eravamo qui a Cagliari. Novità del 2022, ragazzi, sono gli abbonamenti. Sono attivi, costano solo 2 euro, ragazzi. E quindi, dato che il primo video, quello dello stadio abbandonato che abbiamo fatto, ha spaccato tutto, è andato da Dio. È andato da Dio. E allora abbiamo detto, dobbiamo trovarne un altro, in quanto il calcio ci piace, però vedere una disgrazia del genere con a fianco uno stadio. Ma non capisco perché sostituire questo, esatto, con 4 pezzi di ferro. Esatto. Però vabbè, quelli vederlo, sono dettagli. Io direi di entrare dentro e andare finalmente a fare questo fantastico video. Let's go. Siamo dentro. Riusciti ad entrare in qualche modo. La cosa figa è che finalmente con questi microfoni, sia quello che dirò io, sia quello che dirà Mir, si sente. Si sentirà. Comunque, iniziamo dal fatto che stadio chiude nel 2017. Esatto. Iniziano i lavori di demolizione e non termineranno mai. Rimane tutto un cantiere abbandonato. Lo stadio apre nel 70, viene ristrutturato nel 90 per i mondiali. Le squadre si presentano al loro ultimo incontro, tutte a pari punti e con le stesse differenze reti, frutto di 2 pareggi. E poi dal 2000 comincia diciamo la sua discesa fino ad oggi, fino alla chiusura. Ah, ok. Quelle erano tutte le panchine che c'erano sullo stadio, ovviamente blu e rosse. Esatto, Cagliari. Come la maglia del Cagliari. Esattamente. Quello era il portabilli. Cocche, panini, caffè, gelati. Questo è molto, ma molto più grande di quello che avevamo visto. Di Roma, esattamente. Di Roma, esatto. Attenzione, non spoileriamo niente. Stadio del Cagliari abbandonato, guys. Assurdo. C'è ancora una panchina là, se guardi. E là c'è ancora la porta. C'è la porta. Potevamo portare un pallone. Pensate, ragazzi, a quanti hanno giocato qua. Quanti calciatori professionisti hanno giocato qua. Cioè, qua ha giocato l'Italia del 90, ragazzi. Incredibile. Vedi che là ci sono ancora tutti i seggiolini che non hanno smontato. Quelli lì verdi. Esatto, lì devono ancora smontare. Ah, anche rosso, sopra, anche rossa sopra. È vero. E lì era la tribuna stampa. Quella tribuna su. Stampa, zona VIP, che... Ora andiamo a vedere. Esatto. Dai, andiamo in mezzo alla pista. Posti a sedere 16.000. 16.000? Era molti di più quello di quell'altro. Era 30.000. Esatto. Pensa che questo stadio, con gli iscritti che abbiamo... Ne facciamo due. Ne facciamo due, ragazzi. Di più? Due qualcosa. 36. 38. Siamo già a 38.000, so quindi... Perché c'è, cavolo, c'è un atleta là. Attenzione, c'è Mark. 3, 2, 1, go! Cioè, stiamo mettendo i piedi sopra sto campo, vecchio.
c'è un gatto. Sì? Sì. Ah, è vero. Oh mio Dio. Ci siamo riusciti a entrare, vecchio. Vabbè che noi ormai. Cavolo. Cioè, abbiamo preso un aereo, siamo venuti fino a Cagliari solo per registrare questo. Questo video, ragazzi. Mamma mia che immensità. Guarda lì le tribune che sono già state demolite. Se tu guardi mancano pezzi di tribune. Sì, sì, sì. Io direi, ragazzi, di andare a vedere gli spogliatoi. Andiamo a vedere gli spogliatoi. Ci conviene fare il giro dall'altro lato, che è più corto. Andiamo. Quella è la parte più interessante. Chi ha visto il video dello scorso, cioè dell'altro stadio, di quello di Roma, sa quanto il calcio è stato significativo per la nostra infanzia e adolescenza, e quindi fa sempre piacere venire in questi posti. Sarebbe stato più bello venire nello stadio di fianco a giocare come calciatore, ma ci verremo come youtuber. Esatto. Quindi va bene così. Aspettiamo un invito dal Cagliari Calcio. Esatto. Allora, qua penso c'era quella ospiti e di là quella... Marca boh, che emozione. Aspetta. Esce con la maglia il numero 1899, Mark. Comunque ci tenevo a dire che in questo grandissimo stadio ha segnato un mito, un giocatore ricordato da tutti, soprattutto nella storia del Milan, Strasser. Cagliari Milan 0-1, Strasser, unico gol in Serie A. Attacco per Cassano che si infila, Cassano molto bene, Strasser! Strasser! È il primo gol in Serie A di Strasser! 1-0! Incredibile, il giocatore subentrato dalla panchina. Porca boh, andiamo alla panchina quell'altra che c'è. Ma anche là è figo, c'è proprio la porta con la rete. Ancora la rete? Sì. È vero, non l'avevo vista la rete. Vacca boh. Cioè penso che questo sia uno tra i tanti contenuti belli che stiamo portando sul canale nel 2022, ragazzi. Allora, è vero che buttiamo fuori meno video, però... La qualità... Che qualità. Dateci un parere, secondo voi, qua sotto nei commenti. Stiamo aumentando la qualità? Questo penso sia assistenti? Sì. Dirigenti? Questo era degli assistenti. Guarda, fai vedere da davanti. Questo era quello degli assistenti, sicuro. Il VAR? Poi di là si va sotto. Sì. Finiamo qua e poi ci abbiamo tutto. Andiamo a vedere la porta, ragazzi. Voglio calpestare dove hanno calpestato dei calciatori. Io non lo sono mai stato. C'è la palla, vedi? C'è un pallone. Vecchio. Impressionante. Mi sto emozionando, raga. Non so perché. Però è emozionante. Che palo! Palo incredibile. Mamma mia. Io direi di andare a vedere. È spogliatoi. È emozionante, non so perché. Mi fa un certo. Questo però dà qualcosa in più di quello di Roma. Dà qualcosa in più di quello di Roma, perché qua ci ha giocato altra gente. Ci ha giocato altre squadre. È stato usato fino a 4 anni fa. Esatto, però. Quindi è stato usato molto di più rispetto, perché quell'altro è stato usato anche leggendo i commenti, perché noi leggiamo tutti i commenti, ragazzi. È stato usato quell'altro anche per il rugby, abbiamo sentito. Invece questo è stato usato esclusivamente e solo per il calcio. Però anche atletica qualcosina. Sì. Però c'è da dire che quello di Roma è tenuto molto meglio. È vero, però devi considerare che a quello di Roma non hanno fatto la demolizione. Esatto. Qua l'hanno iniziata, l'avevano iniziata. È mai finita. Andiamo a vedere gli spogliatoi, che secondo me anche quella è una parte ancora più emozionante. Allora, non dovrebbe esserci nessuno. Eccolo qua. Scudetto. C'è un adesivo di com'era lo stemma del Cagliari. Di com'è? Questo è nuovo? Qua, questo è quello nuovo. Ah. Sì. Calcio 1920. Facciamo sempre attenzione alla testa, ragazzi.
Campioni d'Italia. Quando mai? Hanno mai vinto uno scudetto? Non penso. Era una scritta pronta in caso. Perché di quella faccia inquietante. Però mi fa strano, come fanno? Cioè, spogliatoi qua non mi sembra. Infatti, questo non sembra. Vediamo, passa. Ma io ho visto delle cose che andavano più giù, eh. Dici? Dopo. Perché questa, secondo me, è quella media, come ti ho detto. Vieni qua, guarda. Fammi vedere di qua. Vabbè, vediamo qua cosa c'è intanto. Questa è zona bar. Questa è una zona bar. Perché c'è sempre un ombrello ogni volta, anche nell'altro stadio, ti ricordi? C'era l'ombrello. Basta, finisce qua sta struttura? Sì. Finisce qua. Non sono gli spogliatoi questi. Questi era la zona media, come c'è scritto fuori. Ma li ho visti, se tu guardi i lati ci sono due cose che vanno in giù. Sì? Mm. Andiamo allora. Guarda. Ospiti. Questo è tipo dove... L'invito. Metti il biglietto dentro, credo. Sì, sì, dovrebbe essere l'invito. Avevo visto una persona camminare là e sasso. Oh. Icnusa, sponsor ufficiale Cagliari Calcio. Alcolizzati come noi. Andiamo nei spogliatoi che è la parte... Cerchiamo di andare negli spogliatoi che secondo me... È la parte più bella. Questa, vedi, questa era l'area, secondo me, quella media. Guarda, se dove tu venivano guardi... i cronisti che... Vedi questi qua che vanno in giù? Oh, ecco. Dove? No. No, sì. No, sono rampe. Sono rampe? E vengono qua tutte e due? Ah, dall'altro lato. Dall'altro lato, secondo me. Oddio. Sì, no. Sì, dall'altro lato, dall'altro lato. Dall'altro lato là in fondo. Ma quindi qua ci ha giocato anche quando hanno cambiato lo scudetto. Sì, 2017. 2017 è l'ultima partita? Sì. Ah, non avevo capito. E quindi qua ci ha giocato anche Kakà? Sì, Ronaldinho. Seedorf, Ronaldinho. Sì, giocatore recente. Cavolo. Non è... È ancora più emozionante. Cavolo. Io ho calpestato il campo che ha calpestato Pato. Ti ricordi Tra Pato? Tra l'altro ha segnato qua, mi sembra, sì. Pato, sì. Io di Pato mi ricordo quando ha fatto la roba con la spalla. Pam, pam, pam. Un talento. È un talento che dopo è andato a bruciarsi come tanti altri. Succede. Beh, ragazzi, noi oggi, perché non l'ho ancora detto, siamo i primi in Italia a portarvi lo stadio del Cagliari abbandonato. Primi in Italia! Esatto. Però non lo dico per tutta la durata del video. Peccato. Comunque ah, eccolo qua sotto. Come ti dicevo. Ok, forse qua inizia ad avere un po' di caghetta perché andare lì sotto... Ma no, dai, è tranquillo. Acqua. È agibile. Non è agibile. No. No, è tutto allagato, vecchio. Dai. Cavolo. È tutto allagato. Bene, vecchio. Inizia la sfida. Sembrava strano di venire qua e far vedere tutto così. Abbiamo una sfida, lo sai adesso. Sì, ma siccome tu non guardi molto il calcio... Beh, no, i calciatori non entrano da qua quando arrivano, entrano da... da fuori. Sotterranei. Da fuori, quindi dici che... Proviamo a darci un occhio. Aspetta, forse da qua. Forse da qua. C'è la finestra. Oh? Ah, no, è sotto palco. È sotto palco quello, non penso che si collega. Ragazzi, non fate queste cose. E sul lato c'è una porta e c'è lo stemma del Cagliari, quindi penso che si possa accedere. Poggia il piede.
Allungalo, esatto. Attenzione qua che non ti tagli, ok. Easy. Non imitateci. Esatto. Cagliari. Oh cavolo. Sono gli spogliatoi. Ufficio stampa. Ah, ufficio stampa. Vedete? Scritto ufficio stampa. Beh, piccolino come ufficio stampa. Sì. Lì c'erano i bagni. C'è scritto VC là in fondo. Cosa c'è qua? Guarda davanti. Vai. Niente, sotto. Sì, è sotto. Sotto. Guardate come sta messo male, che c'è tutta la. C'hanno. Sì, sì. Qua è messo bene. Qua sopra. Spogliatoio squadra ospite. Qua c'è un basket. C'è una retta di un letto. Sì. Per andare avanti. Qua c'è la rete di un letto anche nuova. Esatto. No, vabbè, c'è la palestra. Non ci credo. Non ci credo. Cosa stiamo facendo vedere oggi? Ci hanno lasciato qua gli attrezzi della palestra? Non ci voglio credere, vecchio. Questo cos'è? Cagliari Regina. Sky, Umbro. 18 maggio 2008. Dove? Qua. È vero. No, quello dice anche non è una grande cosa. Wow. Belle. Belle. Qua quando si lavava tutta la squadra, no? Sì. I bagni. No, bello. Tenuto ancora bene qua. È un peccato lasciare tutto così. Si è stato restaurato da poco, sicuramente. Prelievi del sangue. Prelievo del sangue. C'è una bici. Cos'è, BMX? No. Mountain bike, c'è anche scritto. Hai ragione. Guarda, poster. Riconosci qualcuno? Quello è Suazo. Qua. Ah, ok. Porca boia, è storia questa, ragazzi. Ce n'è un altro di qua. Non ci credo. Storia. Storia, ragazzi. Sono contentissimo, stiamo portando un contenuto bellissimo. Cos'è coppe, sta coppa? Coppe, coppe. No, vabbè. No, vabbè. C'è scritto? Tirala fuori, tirala fuori. Circolo tennis. Sì, sì, tutto tennis. Ah, lì c'è un borsone. Quello è un borsone del Cagliari. Sì. Un borsone del Cagliari. Sì, ma dovrei spostare tutto per prendere. Ah, sì, ma tanto non ha niente dentro, c'è una rete, ho visto. Ospiti. Ospiti. Sì, qualcuno l'ha usato come deposito. Questo è sala antidoping. Esatto. Andiamo a vedere quelli di casa, spogliatoi. Sì. Vabbè, qua c'è l'antidoping, quindi... Un grill. Non c'è molto. Qualcuno, ragazzi, comunque lo usa come deposito. Al terreno di gioco. Oh! Sì! Sì. Mi sono cagato in mano. Ora arriviamo. Andiamo a vedere gli ospiti, vediamo qua intorno. Insieme per vincere, guarda qua. Poster, guardalo qua, c'è anche qua. Insieme per vincere. Qua è dove facevano interviste, vecchio. Mix Zone TV. Ah, qua sì, vedi che te lo sfondo. Qua è dove facevano interviste, ok, sì. Sai? Sì, com'è andata la partita, signor Benamir? Sì, allora bene, potevamo fare di più, dobbiamo fare di più. Ci abbiamo messo il cuore, ma... Migliore in campo? Mark 1899 oggi è stato di un altro passo proprio, un altro livello. Però abbiamo cercato di fare il nostro, dai. Ah. Ok, grazie, è tutto. È tutto, è tutto. Mark, Nati, interviste. Sì, 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 prego. Serie A team, mi raccomando, tutti passati a team. No, scusa, vai.
Allora, sì, Mark, Lucia, dopo. Mark, cosa ne pensi della partita? Guarda, di oggi? Io penso che questa squadra non mi merita, in quanto sono quello che è stato più in campo di tutti. Ho giocato 90 minuti, tutti, di lunga durata. Non ho passato il controllo antidoping l'anno scorso, mi sono ripulito. E da quest'anno ho trovato una nuova soluzione, ovvero che devo soltanto spingere con le mie stesse gambe e non con le punture. Detto questo, cambio squadra. Ma ci hanno detto, aspetta. Basta. Ci hanno detto che mi hanno pagato solo per rispondere a questa domanda. Ci hanno detto che lei sta copiando il format. Saluto. Cosa? Cos'è che hanno detto? Stai copiando il format, non sei il primo. Oh, stacca questa ripresa che adesso ti picchio. Stacca. Oh. Palloni. Dai. Ah, palloni medici. Esatto, quelli pesanti. Sono quelli pesanti, quelli per fare attività. Esatto. Lì sono palloni a calcio però. Dove? Ah no, sempre medici. No, medici. Cavolo, se troviamo un pallone, ragazzi, me lo devo portare a casa. Coppe? Per forza. Cavolo, che bella questa. Tutta arrugginita. Eh? Che bella questa coppa. Occhio qua il soffitto, zio, perché non è... Ah no, aspetta. Cioè, tutto... Bella questa coppa. E si sta staccando. Infatti, non entriamo qua sotto nel stupaio. Sì, coppe piccoline comunque. Sì, Marco, guarda sopra com'è la condizione, c'è via d'ossa. Accesso consentito solamente ai tesserati di Cagliari Calcio. Questo è spogliatoio del Cagliari. Non penso, sai, penso sarebbe scritto spogliatoio. Tesserati. Sono giocatori del Cagliari. Ok. È chiuso? Bene. Ok, questo non penso che sia... Penso sia finito. Esatto. L'unico che vuoi provare a vedere se sia pronto. Ah, le lavatrici. Ok, un gatto vecchio. Che paura. Voleva attaccarci. Ok, zii, direi che... Qua era la lavanderia. Sì. Io direi che... Usciamo? Sì. Usciamo da qua? Vai, sembra meglio. Siamo riusciti a far vedere gli spogliatoi, le docce. Emozionante! Parlando di docce c'è un accappatoio. Sì, davvero. Emozionante. Ok, qua come risaliamo? Tieni qua. E ci arrampichiamo. Esatto. Qua ragazzi siamo dentro lo stadio del Cagliari abbandonato. Stadio del Cagliari abbandonato, ragazzi. La 7. Non ci credo. Ma fanno le riprese dall'alto. La RT. La 7, quindi TV. Cosa qua? RT, non so cosa sia. Occhio sempre i passi, zii, che... open, close, in, out. Ah, è lo zoom, è come gestivano le telecamere, secondo me. Perché guarda, c'è anche di là. Può essere. C'era lo zoom, open. Allora ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Siamo riusciti a portarvi lo stadio del Cagliari abbandonato. Veramente emozionante. Magari qua abbiamo ripreso il volo, abbiamo ripreso tutto quanto. Fateci sapere anche come la nuova tipologia d'Italia abbandonata, come la stiamo gestendo, se vi può piacere. Anche il video che è uscito prima, tutti i video che sono usciti prima, che sono usciti un po' diversi. Cosa ne pensate? Quindi scriveteci qua sotto nei commenti se volete il vecchio Italia abbandonata, solo Italia abbandonata, oppure una cosa un po' più descrittiva, dettagliata, esatto, come stiamo facendo. Speriamo apprezziate lo sforzo che facciamo. Oggi abbiamo ripreso tutto quanto, dalla, esatto, partenza all'arrivo, il noleggio, l'organizzazione. Sono veramente contento. Stiamo crescendo velocemente, abbiamo ripreso la crescita, quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale perché è fondamentale, e se vi va di darci un supporto, come per esempio per questi viaggi che facciamo che hanno un costo, potete abbonarvi al canale. E detto questo ragazzi, ci vediamo mercoledì sempre con un nuovo video bomba, come sempre alle 14.
Detto questo, seguiteci su Instagram, ragazzi, e godetevi tutto questo stadio. Adios. Ah, è vero, scusate, adios. Ciao, noi andiamo a cambiarci, che abbiamo la partita. Guardate pure lo stadio che adesso arriviamo. Ciao, raga.